Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 e finalmente cominciamo con Yo-Kai Watch Busters 2, Magnum. Wow, un intro davvero davvero bella, molto molto piacevole da ascoltare e sembra che ci siano dei posti da visitare altrettanto carini, quindi io direi di premere subito il tasto inizia l'avventura. Ok, musichetta classica di selezione del menu. Perfetto, dunque scegliamo il primo salvataggio. Come ci chiamiamo? Link ovviamente, però scritto in giapponese o lo scriviamo, non lo so, vogliamo farlo in kata? Andrebbe scritto in kata, quindi sì, andrebbe scritto così. Maci, dai. Magnamu! Perfetto. Ovviamente il gioco sarà tradotto. Tradotto da me, non da qualcun altro. Non i testi perché è impossibile. Dovrei hackerare nel gioco e non c'ho voglia. Sembrava Rakidia durante la notte zombie. Basta. Va bene, va bene. Ovviamente loro stanno alla base, i membri standard, perché ovviamente non possono esserci membri diversi. Ma i testi vanno davanti in automatico? Se no mi tocca scrivere tutto quanto. Ah, ecco. Fra 10 giorni saremo sfrattati. Oh. Che bello. Ma che vai dicendo? Monghi per 1000 giravolte. Ma perché dobbiamo lasciare questa base? Shibanya dice che dopo aver mangiato si deve riposare.
Ma non ha senso. Guarda qua. Sarebbe. Questo è il contratto che abbiamo firmato col proprietario quando abbiamo preso in affitto questo posto. E che cosa direbbe? Guarda cosa c'è scritto. Se non paghi 100 milioni di Yakuman, sì, 100 milioni di yen entro 10 giorni, vi sbatto fuori, una cosa del genere. È scritto così nero su bianco. 1 milione, no, 100 milioni. Ichi Yakuman. Mi ha chiamato il padrone di casa e ridendo forse mi ha detto: oh, ha sentito una chiamata dal padrone di casa e ha detto che questo posto diventerà il prossimo karaoke. Shock! Non può essere così. Quando ho riletto il contratto c'era scritto proprio così. Ma 100 milioni da 10 giorni entro la promessa, dal termine della promessa? Ovviamente il termine esatto sarebbe dalla firma del contratto, però a quanto pare per firma del contratto si usa il termine promessa, il che rende le cose un po' ambigue. Un contratto del genere può venire annullato. Non riesco a smettere di ridere. In effetti si sta ridendo più del normale. C'è anche il sigillo di autenticazione. Ah, quindi non si può neanche rescindere. È la prima volta che vedo un contratto del genere. C'è altro che vuoi dirci, Cibanian? Docci. Quindi un lampo di genio? Ad ogni modo, Cibanian, non avevi l'altra parte del contratto? Forse c'erano due contratti? No. Un anno fa. Quando praticamente sono arrivati, più o meno. Con permesso. Ma chi è alla porta? Non possiamo accogliere clienti quando non c'è Nevina. Non sa come comportarsi con un cliente. Oh no, oggi è la fine del mese. Ah, devi pagare, non c'hai soldi per pagare. Sembra che vi siete messi a vostro agio qui. Quindi penso che tu possa anche pagare, giusto? Forse non ho. Forse i soldi che servono sono lì sopra. Ah, ok, dovrebbero essere tutti. Mancano 100 yen. Vuole anche 100 yen, vuole. 100 yen non sono per così tanti soldi. Ma a lei non va bene. Non esco da qui finché non mi paghi. Lei vuole essere pagata perché l'edificio è suo. Quindi dice che vuole cacciare via i Busters, o i Blasters, per affittare questo edificio ad altri. Si tratta di fiducia. Se io vi do la fiducia, io mi aspetto che voi mi paghiate. Insomma, si tratta solo di 100 yen. Se tu ci lasciassi andare in missione, tornerei con 1 milione di volte tanto di 100 yen. Aia. Vi darò un anno di tempo per riuscire a trovarli. Beh, ovviamente lei accetta, quindi mi darei 1 milione di volte tanto di 100 yen. Perfetto. E se entro un anno non ce la farai, ti sbatterò fuori. Quindi hanno stipulato un nuovo contratto. Che lui doveva dare a lei 100 milioni di yen e fra 10 giorni scade l'accordo. Quindi Jibayan aveva firmato un secondo contratto, ecco perché non riuscivo a capire, no? Tipo, era come se dentro Strella avesse detto: Jibayan, ma tu non avevi firmato un altro contratto, quindi non capivo. Ecco appunto quello che è successo. Il gioco, ovviamente, siccome è impostato in maniera diversa il giapponese dall'italiano, prima ci danno la info e poi dopo ci fanno vedere tutto quanto quello che è successo, mentre invece doveva essere un po' il contrario. Quindi gli hai davvero fatto una promessa del genere? 1 milione di volte tanto! Pensaci bene. 1 milione di volte di 100 yen sono 100 milioni. Sì. Ok, praticamente non sapeva come aggiustare le cose, ma poteva semplicemente dire:
Ok, vado un attimo in missione, prendo sti 100 yen e poi te li do. Invece no, ha fatto lo spaccone praticamente. Voleva farsi vedere che era bravo e quindi gli ha detto sta cosa. A questo punto ti dovrai assumere la responsabilità delle tue azioni. Cioè? Ok, lui vuole l'aiuto di tutti quanti, ma sono un po' restii nel darglielo. Ragazzi, ragazzi, ho pure zampettante. Volevano picchiarlo perché dice non ho voglia di farlo, fatelo voi. Allora ovviamente lui si è difeso, no? Ad ogni modo non è il denaro che mi interessa in questo momento. Cosa? C'è altro a cui dare la priorità. I ricordi. Non abbiamo costruito dei ricordi in questa base tutti quanti noi? Ricordi? Ok, praticamente gli sta facendo la sbiollinata sul fatto che loro siano stati accolti qui quando non avevano nessuno. Anche se in realtà c'era Nathan già a quel tempo, ma vabbè. È una specie di mondo parallelo, Yo-Kai Watch Busters. Se vogliamo salvarci la pelle, dovremmo fare del nostro meglio per non morire. Cioè, per salvarci la pelle non moriamo. Sembra legit. Non so se sentirmi motivato o meno. Ad ogni modo non possiamo mettere in dubbio che dobbiamo fare qualcosa. Sì, ma 100 milioni? Dove li andiamo a trovare tutti quanti questi soldi? Beh, per questo dovremmo consultarci con il capitano Quadro, con Sergente Quadro. Ok, perfetto, quindi ora possiamo anche girare la visuale con R e L. Con X apriamo il menu, ovviamente. Non posso andare sopra, perfetto. Devo andare per forza a parlare da lui. E se io volessi scendere, niente, eh? Non mi lascia fare nulla questo sergente quadro dispettoso. Ma smettila di ballare, balli sempre, balli. Che succede qui? Oi, oi, i fogli, fogli, fogli. Esce tutto, esce, aiuto! Tua mangia. Beh, parliamo con Sergente Quadro che ci darà sicuramente informazioni su come affrontare questa faccenda. È una bella gatta da pelare. Ah, ci bagna ne un gatto, gatta, capito? Beh, in effetti ho un caso, ma non sono sicuro. Quindi ne hai davvero uno? Sì, che bello, facciamolo! In effetti ci sono storie che però con voi non hanno nulla a che vedere. Treasure Hunter. Ok, quindi vanno a caccia di tesori. Andare a caccia di tesori. Ci sono delle storie, delle missioni, ora mi rendo conto effettivamente. Sembra che ci sia qualcuno che stia cercando gente per andare a caccia di tesori. A caccia di tesori? Sento già l'odore dei soldi! Perfetto, allora andiamo a caccia. Ok, come per Inazuma Eleven, ovviamente qualche volta metterò dei testi, insomma, per farvi capire brevemente di quello che si parla, perché non è che posso proprio stare a tradurre tutto, altrimenti in un'ora non concludo nulla. Quindi. Ah, ok, era partita la musica, però si è fermata all'improvviso e dico, ok, che è successo? Abbiamo Indy J, che sarebbe Indy Jaws, che lui è un avventuriero, ovviamente molto conosciuto, ha trovato tesori da tutte le parti del mondo. Uomini, ascoltate, sono stato mandato qui dal centro di ricerche, dalla commissione esami. Comitato speciale. Ah, ok, quindi la commissione d'esame dei cacciatori di tesori. Ovviamente, ok, quindi lui praticamente è una specie di professore e ci farà appunto fare la prova per questo esame. Per vedere se siamo pronti per andare a caccia di tesori. Sempre allerta, soldato. E poi Whisper non può neanche essere colpito perché è un fantasma, in teoria. Praticamente che succede? Indy Jaws in realtà non è mai andato a caccia ai tesori. E loro già l'hanno scoperto. Però, perché allora la commissione ha mandato lui? Vi ricordate anche su Yo-Kai Watch 3 è stato detto che lui non ha mai trovato in realtà un tesoro. Però sono comunque un avventuriero, sia chiaro. Va bene, dai. Insomma, sono un po' delusi dal fatto che non sia proprio un grandissimo avventuriero di come si vocifera nel mondo. Quindi in realtà è solo un fan dei film di avventura. Ok. Prevedo un gran temporale in arrivo. Forse è un modo di dire che prevede dei guai.
Dato che indigioso, come si chiama, non è. Ok, perché praticamente dice: è inutile stare qui a tergiversare. Andiamocene, che questo qui non ci fa concludere nulla. Però una mappa! La vedi, questa è una vera mappa del tesoro. Una mappa del tesoro? Stai scherzando? Questa mappa me l'ha data Mr. Scoop. Praticamente, sì. Lo scavulcaniano. Si chiama così, si chiama? Quando ci siamo incontrati a scuola è venuto fuori questo argomento. E poi è saltato fuori questa cosa del tesoro e mi ha detto che se portavo il tesoro mi avrebbe promesso un posto importante nell'accademia come professore, perché Indiana Jones nei film è un professore, mentre lui qui è semplicemente un fan dei film di avventura. Allora io direi di trovare questo tesoro e insomma iniziare la nostra avventura attraverso i mille pericoli. Quindi vorresti unirti a me senza superare un test? Ma sì, ovvio! Un test, solo questo ci mancava. Beh, certo. Dicevo, superare i pericoli che si celano dietro un tempio con tutte quante le trappole e le cose varie. Allora, facciamo questo test, dai. Che ovviamente dovremmo superare. Sarà tipo una specie di avventura iniziale per vedere se siamo qualificati per fare gli avventurieri, che ovviamente supereremo senza problemi, ovvio. Dato che abbiamo solo 10 giorni per pagare 100 milioni. Vabbè, qui ora ci spiega i comandi e come funziona tutto quanto il team, però non serve perché abbiamo già giocato a Blasters, quindi parliamo con lui e formiamo la squadra. Ok, sappiamo già quello che ci dice, tanto è sempre le stesse cose. E comunque sia, anche non sapete leggere il giapponese e questo è il primo Blasters o Busters che vedete, si va subito a capire chi ha quale ruolo e come appunto selezionare un team, mettere uno yokai nella squadra. È molto semplice e molto intuitivo. Ecco qua, scegliamo tre membri. Mettiamole uno. Abbiamo solo Jibanyan come leader. E possiamo partire solo con lui all'avventura. Anche perché su oltre 700 yokai ce n'è solo uno. Perfetto, adesso avete scelto un membro. Il membro in cima alla lista è il leader. Sì, posso anche spostare varie cose. Abbiamo ottenuto lo Yokaipedia. L'applicazione dei membri per cambiare membri della squadra. Vabbè, insomma, ragazzi, le basi, dai. Perfetto, ora possiamo partire all'avventura, sì. Allora, Ciurmaglia, siamo pronti a partire. Scegli un covo. Sì. Dato che sono di livello 1, penso che sarà un covo piuttosto facile, no? Dai, sì. Ah! A parte che possiamo scegliere solo una cosa, no? Bello comunque. Livello 1, perfetto. Ricompensa 5 sfere Oni. Ok. Si trovano Grumoko, mi pare che si chiama quello yokai, Malagol e Demanone. Andiamo. Sì, come appunto Buster Sti su Yokai Watch 3. Ok, qua andiamo avanti il testo che tanto non è che ci dice chissà quale info importante. Ah, Sign, questo qui è quando la squadra per farci vedere dove siamo. Magari quando i membri sono un pochino più lontani, però sulla mappa ci vediamo. Ok, questo qui già lo sappiamo. Se avete giocato a Blaster Sti, sapete insomma come funziona. C'è anche un timer, va benissimo. Ci indicano anche il tipo di yokai che è, qual è quello più forte, se è un nemico, se è un amico. Ecco, tipo questo qua è un nemico. Ok, allora penso che lo attaccherò con attacco più forte, che è X per l'appunto. Wow, fortino, eh. E ci dà delle sfere e una barretta a cioccolato. Sì, ci lasciano degli oggetti quando schiattano. Sì. Sì, gli oggetti sono molto importanti all'interno di un dungeon, se però non. Dipende poi comunque sia anche dal dungeon quale affronti.
Perché non tutti i dungeon sono difficili, eh? E non tutti i nemici lasciano strumenti. Perfetto, scale trovate. Ovviamente questo qui non è generato randomicamente. Il primo livello credo che sia tutto quanto scriptato per farci appunto finire subito la storia. Ok, la sfera la voglio. Vedi, si può anche evitare con il tasto Y. Bambola di fuga non mi interessa. Praticamente ora. Ah, beh, ok, è finito. Avevo l'incanto di Malagol che mi toglieva punti salute ogni turno. Ok, siamo già nemico perché ci sono tre piani qui. C'era scritto all'inizio. È un nemico forte, dice. Ok, quindi posso andare con l'Energimax. Bene. Posso attivarlo anche con ZR se non sbaglio. O meglio, su Yokai Watch 3, su Blaster Steel era così. Mo' proviamo appena è carico perché non è ancora carico. Sì, con ZR funziona, bene. L'ha preso anche lui però. Perfetto, andato. Tesorone, bene, bene, dammi il tesoro. Ah, dai, tutto qui? Ah, che delusione. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Primo livello completato, insomma. Ovvio, non poteva essere altrimenti. Bene, Guggi, questo primo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 termina qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia piaciuta anche l'introduzione del videogioco perché è davvero, davvero carino. Mi sta già interessando molto. Mi è piaciuto molto Blaster Steel e questo gioco è praticamente Blaster Steel, però a sé stante, con un nome diverso. Non vedo comunque sia l'ora di continuare con il secondo episodio che uscirà venerdì. Ad ogni modo, nella community del canale YouTube trovate tutta quanta la programmazione per questo mese di ottobre. Comunque sia, dato che settembre è finito, poi uscirà Spada e Scudo, ma ne riparliamo a novembre, quando sarà il momento. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!